Allora, buonasera a tutti, sono 18:23, 19 dicembre 2023. Allora, si inizia la commissione bilancio. Prego, segretario per l'appello. Faraone Andrea, Di Presente. Rosa Simona che sostituisce Pavese, Athos Bagnoli sostituisce Rovai, Fluvi Sara, Giacomelli Luciano, Caporaso Roberto, Picchielli Andrea, Masi che sostituisce Scioni Beatrice. E Baldi Anna in collegamento. Sì, presente. Allora, in attesa del sindaco che è in arrivo, direi di iniziare con la delibera che è stata aggiunta, diciamo, all'ultimo tuffo, mettiamola così, per appunto il Consiglio del 28, ed è l'approvazione delle variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi dalla Giunta per motivi d'urgenza. Do la parola alla dottoressa Bini. Sì, buonasera. Allora, la variazione, che viene sottoposta ora alla vostra attenzione, una variazione che sarà adottata, presumibilmente domani, durante la seduta della giunta di domani, per poi essere ratificata in consiglio entro il 31-12. La normativa ci consente di adottare questa tipologia di variazioni fino al 31-12 e si tratta di variazioni che consentono l'accertamento e lo stanziamento di entrate vincolate e il correlato capitolo di spesa per poter spendere queste somme entro il 31-12. Queste variazioni sono state richieste da tre dirigenti e precisamente da parte del dirigente dei lavori pubblici per l'accertamento di un contributo di 100.000 euro per le spese di progettazione, per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici, per l'accertamento di un'entrata di circa 57.000 euro che proviene dalla città metropolitana per riconoscere agli studenti un rimborso per quanto riguarda le tariffe del trasporto pubblico locale. E poi sono state richieste dalla dirigente dei servizi alla persona per accertare un contributo di 3.129 euro da parte di Regione Toscana per le famiglie per la misura dei nidi gratis, 172.000 euro che provengono dalla città metropolitana e che servono per l'assistenza degli alunni che frequentano le scuole superiori per i servizi diciamo di accoglienza dei ragazzi con disabilità e 10.000 euro per quanto riguarda sempre un contributo da parte di Regione Toscana per il Festival Leggenda. Infine, un'altra variazione è stata richiesta dalla segreteria per un contributo sempre riconosciuto da Regione Toscana per 1.045 euro per il progetto Rete Redi, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta quindi di trasferimenti che verranno erogati da qui al 31-12 e che quindi vi era la necessità di stanziare in bilancio e stanziare la relativa spesa. Immagino l'urgenza dipenda dal fatto che si chiude il bilancio al 31-12. Questo è quello. Bene, se ci sono domande, Masi. Sì, grazie. Mi sembra di capire che sono tutte in entrata, quasi tutte in entrata e poi uscita, forse a parte i primi 100.000 sulla sicurezza. Sono già, diciamo, mi penso, i 57.000 in entrata dalla città metropolitana per rimborsi, trasporti. Vengono rimborsati chi ha fatto una richiesta, diciamo, in base a un programma, diciamo, di città metropolitana. Ecco, nel senso, vengono immediatamente rispesi, ma rispesi come? A parte quelli, le cifre basse dei 1.000 e qualcosa, non ricordo neanche per la rete dei comuni, ecco. Gli altri come vengono ridistribuiti?
Allora, per quanto rispondi te? Allora, posso dire semplicemente che vengono spesi per la finalità per cui sono stati attribuiti esclusivamente, ed è questo il motivo per cui è possibile adottare questa variazione. Quindi, se sono finalizzati, per esempio, per il nido, devono essere spesi per le finalità con cui, per cui sono stati assegnati. Poi, nello specifico, magari la dirigente dei lavori pubblici risponde. Sì, buonasera. Sì, in particolar modo quelli relativi al trasporto pubblico locale, l'accertamento è per presentare a bilancio questo spostamento di somme da città metropolitana al comune di Empoli, affinché si possa sottoscrivere una convenzione che non riguarda solo chiaramente il comune di Empoli, ma tutti i comuni della città metropolitana. Dopodiché il bando l'ha fatto la città metropolitana, i criteri l'ha scelti la città metropolitana, sono già state presentate domande da parte degli studenti, e la somma che viene in questo momento accertata è una stima semplicemente fatta dalla città metropolitana in base al numero di abbonati a livello comunale che risulta. Non è detto che vengano spesi tutti, perché poi va in funzione della domanda, potrebbero anche poi essere spesi in realtà in minor quota parte. Le domande vengono raccolte da città metropolitana, a noi viene mandato un elenco nominativo per verificare attraverso l'ufficio anagrafe l'effettiva residenza all'interno del comune, quindi la veridicità delle informazioni rese nella domanda. Dopodiché la città metropolitana ci darà una specie di tabella con i riferimenti a cui noi dovremmo poi fare la liquidazione del bonus. I 100.000 sono di progettazione, praticamente la graduatoria è scorsa e quindi c'è stato assegnato questo contributo di 100.000 euro solo per la fase di progettazione, per la messa in sicurezza statica, diciamo, quindi per una vulnerabilità sismica e un efficientamento energetico per la palestra della scuola media Busoni. Grazie. Allora, se non ci sono altre domande, direi che a questo punto lo possiamo archiviare. Ho visto il sindaco che... forse è il telefono. Allora, passiamo alla discussione in attesa del sindaco su tutto il resto del bilancio. Direi... Partiamo dalla discussione sulla nota aggiornamento del DUP, chiaramente limitandoci a quella che è la parte aggiornata, se no si rifà la discussione sul DUP che abbiamo già ampiamente fatto qualche mese fa. Per cui, presa il sindaco in volo, la farei accomodare e poi diamo la parola per un'infarinatura su tutto quello che è la nota aggiornamento del DUP e il bilancio stesso. Allora, dunque, la prima cosa ovviamente che ci tengo a dire è che anche quest'anno rispettiamo la scadenza del 31 di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione, e credo che sia particolarmente importante farlo quest'anno, visto che poi andiamo verso l'appuntamento della fine, insomma, del mandato. E, abbiamo costruito il bilancio di previsione a partire da quello che era già, diciamo, il previsionale del triennale approvato l'anno scorso, andando, diciamo, a lavorare sulle principali voci
entrata e uscita, e ovviamente in questo caso sto parlando di spesa corrente, per dare copertura a quelle che potevano essere le nuove esigenze nate, diciamo, nel corso dell'anno. Poi magari la dottoressa Bini vi evidenzierà quelle che sono le cose più significative. Io ci tengo, diciamo, a dire che la manovra di bilancio è una manovra sostanzialmente a invarianza di entrate, e quindi che non aumenta la pressione fiscale, e considerato che comunque siamo all'interno di una circostanza macroeconomica sfavorevole, perché l'inflazione, come pesa nei bilanci delle famiglie e delle imprese, pesa anche sul bilancio del comune, non è che si fa differenza, e questo vuol dire che banalmente anche solo acquistare le stesse cose che acquistavamo prima, penso alle derrate alimentari della mensa, per fare un esempio, diciamo, semplice ma sostanzioso dal punto di vista economico, per comprare la stessa roba ci vuole più soldi, ecco, detto in una frase sola. E questo quindi mi fa mettere in evidenza come un elemento particolarmente positivo, perché significa che si è lavorato bene complessivamente sulla gestione della spesa, lo facciamo a invarianza di entrate, quindi non è una roba scontata, e ci vuole un bel po' di indirizzo politico e di capacità tecnica. È un bilancio che conferma, diciamo, le scelte fatte in questi anni in termini di priorità date ai servizi, prima di tutto scolastici, quindi il servizio del trasporto, anzi si cerca sempre di ritagliarlo, diciamo, sempre di più sulle esigenze della cittadinanza, anche nelle situazioni più difficili. Faccio un esempio su tutti: abbiamo messo a disposizione per il prossimo anno, se ci saranno bambini che ne avranno bisogno, il trasporto alla frazione di Fontanella, sia verso Montrappoli sia verso Pianezzoli. Quindi sarà poi alle famiglie scegliere, diciamo, quale delle due scuole dell'infanzia opzionare, ma il servizio di trasporto verrà garantito in tutte e due le direzioni. E sembra una cosa banale, ma insomma sono invece le scelte che poi fanno la differenza anche per il mantenimento di determinati presidi scolastici. Massima priorità alle scuole significa quindi ovviamente mantenere invariato e sostanzioso l'impegno sui servizi educativi all'infanzia, andando ovviamente a prendere atto anche di quelle che sono le trasformazioni che derivano dalle scelte del governo regionale, in particolar modo con la misura nidi gratis, che è andata, diciamo, un po' a modificare anche la gestione, insomma, delle entrate e delle uscite di tutti i bilanci. Significa appunto mantenere sullo stesso livello di qualità il servizio della mensa. Ne abbiamo parlato di recente anche a fronte di un'interrogazione consigliare, e quindi destinare un bel po' di risorse a questo servizio. Significa continuare a rappresentare un unicum nel panorama regionale per quello che riguarda l'assistenza socio-educativa, perché noi siamo l'unico comune, ho fatto delle ricerche prima di dirla sta cosa, l'unico comune non solo nella nostra zona distretto, diciamo, ma anche in Toscana, che garantisce il 100% delle ore di assistenza educativa rispetto a quelle che vengono chieste all'interno dei PEI. Questo vuol dire sul bilancio del comune avere una spesa di circa 1.200.000 euro all'anno. Segnalo che quando sono diventata sindaco questa spesa si aggirava attorno ai 400.000 euro all'anno. E quindi tutti i bambini e tutti i ragazzi che hanno bisogno di assistenza nel comune di Empoli hanno il massimo dell'assistenza. Su questo versante
su quello che riguarda l'inquadramento delle educatrici dei nidi abbiamo anche portato avanti un tavolo con i sindacati per arrivare a riconoscere il livello di 2. Siamo in attesa di capire la sentenza, diciamo, che deriva dall'ultimo appalto del nido, se sarà in continuità o se ci sarà nuovamente, diciamo, un cambio, però noi l'impegno lo abbiamo preso e come tale lo abbiamo anche programmato sul bilancio del 2024 per poter rifare la gara prevedendo i margini che servono per il D2. Abbiamo mantenuto lo stesso livello di previsione nella spesa di personale, quindi un turnover delle persone che vanno in pensione e anche qualcosa in più, laddove ci sono, diciamo, le condizioni per farlo. Viene confermata interamente la spesa sociale, sia quella, diciamo, che giriamo all'Unione dei Comuni per la quota parte di servizi che eroga direttamente all'Unione, sia quella che fa parte della delega alla Società della Salute. Confermiamo l'impegno straordinario sul nostro bilancio per il contributo affitti, anche in considerazione del fatto che il governo Meloni ha azzerato il contributo affitti e nel 2024 vedremo tutte le conseguenze di questa scelta scellerata. E anche questa è una cosa che va raccontata, perché non ci sono altri comuni in Toscana, se non quelli dell'Empolese Valdelsa, che hanno fatto la scelta di destinare risorse proprie dei bilanci per tamponare quelle che saranno le mancanze del governo. Confermiamo il sostegno quindi ai servizi, diciamo, sociali nel loro insieme, non solo la parte che riguarda direttamente, appunto, le politiche del comune, ma anche quelle gestite dalla Società della Salute. Andiamo a destinare risorse per un piano degli investimenti e delle opere pubbliche che rimane sui livelli straordinari degli anni che abbiamo vissuto fino a qui, e questi livelli straordinari sono ovviamente figli di una stagione straordinaria di finanziamenti, perché chi ha un pochino di memoria storica sa bene che fin tanto che sul bilancio del comune non hanno iniziato a girare i milioni di euro dal 2015 in avanti legati ai fondi europei, gli investimenti erano frutto o degli oneri di urbanizzazione o dei mutui, diciamo, altre opzioni non ce n'erano. Con una strutturale con uno strutturale decremento delle entrate da oneri di urbanizzazione, perché gli anni dell'espansione edilizia sono stati gli anni 2000, anni 80, 90 e 2000, poi c'è stato, diciamo, un sostanziale mantenimento, quindi con quei soldi lì non si fanno gli investimenti, non si fanno neanche le manutenzioni, si fa fatica a fare anche le manutenzioni delle strade, diciamo. E quei pochi che entrano si cerca di destinarli alla manutenzione delle strade e quindi delle cose già esistenti. Se si vuole costruire scuole nuove, realizzare opere pubbliche come le nuove infrastrutture, dare un nuovo impulso alla rigenerazione urbana, eccetera, eccetera, bisogna per forza di cose, diciamo, avere un altro approccio e quindi rivolgersi principalmente in direzione di quelle che sono le opportunità di finanziamento legate ai bandi regionali e europei. E noi l'abbiamo fatto, continuiamo a farlo, e quindi anche nel bilancio del 2024, 25 e 26 gran parte, diciamo, degli investimenti è legata anche a queste scelte, quindi troverete rappresentate tutte le cose che riguardano il pacchetto Arno Vitanova e
di completamento, quindi delle opere legate al PNRR che arrivano fino al 2026 come cronoprogramma di realizzazione, e poi invece quelle che vanno a conclusione nel 2024. A fine gennaio apriremo l'ex Convitto, che diventerà Casa Leggenda. Entro la primavera chiuderemo anche il cantiere dell'Ospedale Vecchio, primo pezzo, e invece l'altro è in fase di partenza. Abbiamo parlato l'altra sera in una commissione dedicata appunto ai fondi del PNRR, e poi ecco, proseguiremo anche appunto nel 2024 con l'azione di manutenzione straordinaria sulle strade, sui marciapiedi e su tutte le infrastrutture. Quindi questo è a grandi linee, mi pare, le cose più importanti da dire e da evidenziare. Poi se ci sono domande particolari dei consiglieri rispondiamo. Ecco, mi pregherei di farvele venire in mente adesso, visto che facciamo una commissione apposta per approfondire i contenuti anche tecnici per poter poi discutere della politica. Sì, come ricordo che come si fa di consueto il bilancio, le commissioni sul bilancio previsionale non si analizza punto per punto, cioè fa un'introduzione generale, poi chiaramente le domande sono libere su tutto quello che è il materiale messo a disposizione per le varie delibere. Non so se dottoressa Mini vuole dire qualche informazione su qualche numero giusto veloce per dare qualche informazione in più e poi si apre le domande. Allora, in relazione ai numeri, il bilancio di previsione, come ha detto il sindaco, si attesta sui numeri degli anni precedenti. Si prevedono circa 60 milioni di entrate in ciascuno degli esercizi amministrativi. Questi 60 milioni di entrate sono costituite da circa 35 milioni di entrate correnti e 14, 15 o 16 milioni a seconda dell'annualità di entrate in conto capitale a copertura, come si diceva, del piano delle opere, e poi abbiamo come altro importo 7 milioni in relazione alle partite di giro e servizi per conto terzi, che sono quelle entrate che sono rappresentate da entrate incassate dell'ente ma riversate ad altri enti oppure per effettuare regolazioni contabili. Queste entrate sono destinate alla copertura, come ovviamente prevede la normativa, sia di spese di carattere corrente che di spese in conto capitale a seconda della natura delle entrate che le ha generate. Abbiamo circa quindi 34 milioni di entrate di spese correnti che sono state previste, distinte fra i vari macroaggregati, cioè le spese del personale circa 7 milioni e 600 mila euro, imposte e tasse 500 mila euro, circa 16 milioni, se non erro, di spese per acquisizione di beni e servizi e così via, per arrivare appunto circa a 34 milioni di euro. E poi abbiamo 666 mila euro sul 2024 e oltre 700 mila euro invece nel 2025 e 2026 a copertura della quota in conto capitale dei mutui, quota che chiaramente cresce perché automaticamente decresce la quota interessi che invece è imputata sulla la spesa corrente. Questo chiaramente, le entrate correnti vanno sono utilizzate anche per la costituzione dei fondi accantonamento. Fra questi il più rilevante è il fondo crediti dubbia esigibilità, che è a copertura delle entrate che non si prevede di non riscuotere sulla base della media degli andamenti dei 5 anni precedenti, che quota circa 2 milioni di euro per quanto riguarda il Comune di Empoli annualmente. E poi vengono stanziati altri fondi come previsti dalla normativa, il fondo di riserva che è circa 100 mila euro all'anno, che è proprio calcolato, come dice la normativa, in un importo che va dallo 0,2% al 3% delle spese finali.
Abbiamo poi il fondo previsto per i rinnovi contrattuali, anche questo previsto dalla normativa, 45.000 euro. E questi sono i principali fondi che devono essere accantonati. Abbiamo tutte le spese in conto capitale che sono stanziate e rappresentate in conformità col piano delle opere. E le entrate da alienazioni sono quelle entrate che sono previste sulla base del piano delle alienazioni, cioè sulla base di quello che si prevede di alienare nel corso dei 3 esercizi, sono a copertura in quota parte, non totalmente, a copertura del piano delle opere, non totalmente perché un 10%, come prevede la normativa, deve essere accantonato. E 500.000 euro di oneri previsti sono applicati in parte corrente, come previsto dalla normativa, per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinarie, quindi manutenzione delle strade, manutenzione degli immobili comunali, e sono previste anche le entrate relative al codice della strada, trasferimenti che provengono dall'Unione, che in quota parte sono vincolati, circa per 500.000 euro, per anche questo il finanziamento di spese previste dalla normativa e quindi manutenzioni stradali, manutenzioni della segnaletica, anche spese in conto capitale per 138.000 euro. Infatti troverete nello schema degli equilibri queste due cifre, 534.000 euro degli oneri e 138 del codice della strada, che sono a copertura delle spese di investimento. La cassa prevista diciamo, in sede di bilancio di previsione è indicata e stimata per circa 13 milioni, non abbiamo ovviamente date finali al 31/12, quindi questa sarà oggetto di aggiornamento e sulla base delle previsioni delle spese e quindi di pagare tutto quello che è previsto sia in competenza che in conto residui e di riscuotere solo una parte, cioè quindi tenuto conto dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, viene rappresentato comunque il mantenimento anche dell'equilibrio di cassa. Quindi l'ente chiude con una cassa, si sta parlando ovviamente di previsioni, con una cassa non negativa. Diciamo, questi sono gli elementi più diciamo, rilevanti, i numeri, i macro numeri del bilancio. Grazie. Ci sono alcuni allegati che, essendo triennali, sono anche un po' curiosi, no? Essendo, diciamo, l'ultimo anno del mandato, sono sempre fatto un po' in maniera un po' particolare, perché ovviamente il piano delle opere è triennale, ma ovviamente lascio un po' il tempo che trova. Perché... Comunque, le aliquote IMU sono ferme, giusto? Per quanto riguarda le aliquote IMU, abbiamo previsto una proposta di consiglio per recepire quanto disposto dalla circolare del 7 di luglio del 2023. La circolare ministeriale, anzi il decreto ministeriale del 7 di luglio del 2023 ha stabilito, in conformità con quanto previsto dalla legge istitutiva dell'IMU, la legge 160 del 2019, quali tipologie di fattispecie possono essere utilizzate per diciamo, variare le proprie aliquote IMU, cioè la legge di bilancio, la 160 del 2019, lascia la potestà regolamentare dei comuni la possibilità di scegliere, quindi all'interno di un range fissato dalla legge stessa, le aliquote IMU, demandando ad un decreto ministeriale la individuazione specifica delle fattispecie fra cui queste aliquote possono variare. Questo decreto non era mai stato emanato e quindi nelle more del decreto gli enti hanno, diciamo, esercitato la potestà regolamentare, sempre ovviamente nelle maglie, nel limite della legge, però in maniera, come dire, più libera. Il decreto del 7 di luglio obbliga gli enti a individuare le fattispecie fra un elenco predeterminato. La volontà è stata quella, cioè di accorpare o comunque di come razionalizzare le diverse fattispecie a favore degli utenti che si ritrovavano quindi fra i vari enti una miriade di diverse tipologie anche
magari non sempre di facile comprensione all'interno, leggendo semplicemente gli atti amministrativi, e questa circolare ha stabilito che deve essere compilato questo modello ha validità costitutiva e quindi in mancanza di questo modello addirittura la validità è prevale per quanto riguarda il modello stesso e quindi in mancanza di questo modello vengono applicate le aliquote ordinarie. Questa circolare è stata emanata il 7 di luglio e adeguandosi diciamo a quanto previsto da questa circolare e abbiamo incasellato per così dire tutte le nostre fattispecie di cui all'ultima deliberazione e sono state ritrovate per così dire tutte le fattispecie che erano state disciplinate dalla nostra delibera ad eccezione di pochissime casistiche che quindi diciamo in particolare queste casistiche riguardano semplicemente gli immobili categoria C e alcuni immobili di categoria C che, per i quali non è stato possibile, la norma non prevede più la possibilità della distinzione fra il proprietario, cioè se il proprietario è persona fisica o persona giuridica, cioè deve essere prevista un unico tipo di aliquota e quindi ci sono semplicemente dei piccoli adeguamenti obbligatori che derivano dall'utilizzazione di questo prospetto. Quindi questo è il motivo per cui avete ritrovato tra i vostri atti anche questa delibera e il recepimento della circolare del 7 di luglio. Grazie. Ci sono domande? Allora, e fra gli atti che vi sono stati mandati vi trovate anche una modifica del regolamento TARIC. Si tratta di una modifica che è stata votata in sede di ATO perché semplicemente dopo un anno di applicazione di questo tributo ci sono stati degli aggiustamenti che sono stati valutati opportuni. E questi adeguamenti sono stati, diciamo, derivano dalla osservazione in particolare dei dati dopo un anno di applicazione. In particolare sono stati variati i coefficienti beta, cioè i parametri relativi alle soglie di premialità, facendo una distinzione per le utenze non domestiche fra food e non food. È stato rivisto per le utenze non domestiche e non food i parametri, per così dire, migliorativi, perché non conferendo molto rifiuto organico avevano più difficoltà a raggiungere i livelli di riciclo previsti per raggiungere i livelli di premialità e quindi è stato leggermente abbassato il target per questi soggetti. È stato abbassata la quantità minima di rifiuto indifferenziato per le utenze domestiche che hanno più componenti della famiglia leggermente, perché è stato visto che la quantità di rifiuto minimo era anche eccessiva e non venivano raggiunte quelle quantità di conferimento dei tributi, dei rifiuti, e è stato inserita semplicemente una precisazione, proprio per chiarezza del regolamento stesso, che la quantità di rifiuti minima che deve essere misurata, quella indicata nella tabella, deve essere valutata a livello di periodo di fatturazione. Quindi se 80 litri, per esempio, sono previsti per tutto l'anno, significa che per ogni trimestre si verifica
il raggiungimento del rifiuto minimo di 20 litri. È proprio una precisazione. Le altre, diciamo, modifiche sono un pochino, sono quelle sostanziali, sinceramente, sono queste. È stata prevista un'altra, diciamo, modifica abbastanza rilevante. Sono state previste un numero, è stata introdotta una tabella che riguarda sostanzialmente la, diciamo, l'indicazione di quali sono i bidoni di cui devono essere attrezzate le utenze non domestiche per tipologia e in relazione a metri quadri. Questa tabella serve qualora le utenze non domestiche non ritirino o non facciano richiesta dei bidoni, e quindi sostanzialmente il gestore sa come calcolare in mancanza di ritiro, ma ovviamente qualora ci sia invece il conferimento di rifiuti, che tipo di tariffa possa essere a livello teorico cioè quantificata per questi utenti e eventualmente richiesta in pagamento. Queste sono le variazioni più rilevanti. Allora, grazie di nuovo. Ci sono domande su tutto lo scibile? Chiamolo così. Masi. Sì, grazie. Intanto sull'ultimo punto, penso che ci sarà una prima commissione ad hoc per discutere il regolamento TARIC, immagino. Non lo so, nel senso è legato nella capigruppo fu da tutta la quarta commissione. Ah, quindi diciamo questa è la sede della discussione anche di questo? Sì. Ok. O almeno io mi ricordo che nell'API gruppo la prima commissione non c'era nulla, solo le partecipate. Ok, una domanda sulle alienazioni, chiedo se ce ne sono state o se ci sono state, diciamo, dei nuovi inserimenti. E poi la cifra, diciamo, delle alienazioni in quale voce a bilancio viene iscritta? Non ricordo, nel senso va nella parte investimenti, cioè va a coprire quelle che sono gli investimenti, che mi pare di capire essere 14-15 milioni circa per l'anno 2024 in previsione. Di questi, quindi diciamo la cifra completa della parte investimenti è coperta da A, l'alienazioni, B, fondi FESR, PNRR, eccetera, e c'è altre cose messe a bilancio, diciamo, direttamente dalla nostra struttura, diciamo, dalla nostra amministrazione. Provo a finire perché mi perdo anch'io, nel senso i numeri sono tanti e non è assolutamente facile. 35 milioni le spese corrente, mi sembra la cifra più alta detta dalla dottoressa Bini, siano i 7 milioni e mezzo per le persone. No, immagino ci sia quella per i servizi scolastici, che ecco, 16 milioni, che è molto più alta. Invece su quello appunto che diceva la sindaca, che la cifra della spesa per il personale rimane invariata, questo mi fa sospettare che al di là, diciamo, degli adeguamenti contrattuali e alle mancate assunzioni fatte, diciamo, di anno in anno rispetto al piano assunzioni, non si prevede di aumentare la nostra struttura, cioè si prevedono concorsi, nuovi ingressi all'interno dell'amministrazione, dalla cifra, o almeno da quelle che sono state le parole della sindaca, mi sembra di no. Io per ora mi fermerei, provo a riguardare gli appunti e capire se... Allora, per quanto riguarda il piano delle alienazioni, per il 2024, vado a memoria, è previsto 1.930.000 come somma a copertura di quei 14 milioni di spese di investimento, e negli altri anni, cioè nel 2025 e nel 2026, altre cifre, e queste sono iscritte all'interno del titolo quarto delle entrate, sono le entrate in conto capitale dove ci sono
sia gli oneri di urbanizzazione che i proventi di alienazione, sono a copertura del titolo secondo della spesa e praticamente sono ritrovabili all'interno del piano delle alienazioni queste cifre. Poi l'altra domanda, appunto, per quanto riguarda i macroaggregati che compongono, quindi la tipologia di spese che compongono il titolo primo, io ho detto 35 milioni per la precisione, nel 2024 34.842, abbiamo i 7 milioni e 6 del redditi dal lavoro dipendente, 500.000 euro circa imposte e tasse che principalmente sono l'IRAP, i 16 milioni e 8 che sono l'acquisto di beni e servizi dove si acquistano tutti i servizi, si fanno le manutenzioni, le derrate alimentari, i servizi del trasporto e così via. I trasferimenti correnti che sono 5 milioni e 4, tra i quali per esempio i trasferimenti all'Unione per i servizi sociali e gli altri servizi che noi prevediamo. Gli interessi passivi, 754 mila euro, riguardano il pagamento delle rate del mutuo. Rimborsi e poste correttive e altre spese correnti sono circa 3 milioni e mezzo, per un totale di 34 milioni. Questo è circa la struttura della parte corrente del bilancio. Per quanto riguarda il piano assunzionale, prevede nuove assunzioni, prevede la sostituzione del personale che è in uscita o per mobilità o per raggiungimento del limite pensionabile. Quindi sono previste, sarà redatto il piano triennale assunzionale come sempre, con deliberazione di giunta che poi confluirà nel PIAO, dove saranno previste tutte le scelte sulla base di quelle che sono le previsioni di bilancio introdotte nel DUP e ora nel bilancio. Sì, che in parte ha risposto, ma in parte no. Cioè, allora, sugli investimenti, oltre alle alienazioni, ci sono anche gli oneri che entrano. Allora, come bilancio abbiamo 500.000 euro sul titolo primo, che vanno a coprire sempre interventi di manutenzione, ma non di investimenti, e circa 900.000 euro, 1 milione, sul titolo secondo. Chiaramente, gli interventi che vengono finanziati con oneri vengono poi utilizzati al momento che gli oneri entrano di volta in volta durante poi tutto l'anno, quindi c'è un controllo sull'entrata e di conseguenza sulle uscite. Per quanto riguarda le alienazioni, quest'anno no, non abbiamo alienato nessun immobile, ma è prevista a breve l'uscita di un nuovo bando per poter vedere di allenare alcuni di quegli immobili che sono inseriti nel piano delle alienazioni. Grazie, credo si sia risposto abbiano risposto esattamente a tutte le domande. Come? Scusami, Masi. A questi punti sul regolamento una domanda. Mi sembrava che già prima il calcolo dei benefit, diciamo così, della scontistica e comunque del calcolo generale della percentuale di differenziazione fosse trimestrale. Ok, quindi rimane trimestrale? Qui secondo me ci sono, non lo so, secondo me si riscontreranno altre problematiche su il fatto che si faccia trimestralmente, perché la vita complicata di molte persone fa sì che qualcuno possa star fuori per lavoro, per motivi familiari, anche a mesi interi da casa, e questo io penso che sia uno dei tanti problemi che, diciamo, i cittadini stanno riscontrando poi
nella tariffazione. Ecco, io non ho avuto tempo di approfondire il regolamento, lo sento adesso dalla dottoressa Bini, non farò domande in consiglio comunale, però ecco, mi riserverò, interverrò lì. Ok, grazie di nuovo. Allora, io altre domande non ne vedo, per cui a questo punto io direi che la commissione si può chiudere e a questo punto... Ah, scusate. Prego, prego. Allora, la dottoressa Ingegner Scardigli voleva fare una precisazione. Sì, ci tengo a fare questa precisazione. Purtroppo il materiale relativo alla delibera del piano opere pubbliche non ero riuscito a caricarlo su SIGRA per un problema di informatico di SITAT che sta continuando a esserci, cioè non ci permette di inoltrarlo alla regione, però finalmente stamattina almeno ci ha dato la possibilità di stamparlo con i valori corretti, cioè non si capisce come mai dall'adozione a oggi nell'andare a riprendere lo stesso documento dell'adozione ci dava valori sballati e pertanto non era possibile riestrapolarlo per la delibera, quindi ci tengo a precisare che l'allegato è esattamente uguale a quello dell'adozione, non ha subito modifiche, questo viene precisato anche nel testo della delibera, mi dispiace e mi scuso perché non sono riuscita a rimetterlo, diciamo, in maniera regolare, volevo essere sicura che sul portale ci fosse quello corretto, ecco. Prego. Sì, se si può avere una copia del DUP per gruppo consiliare, come diciamo sempre stato. Ok, benissimo. Il segretario ha detto che si fanno preparare per domani. Quindi, come dicevo prima, la commissione si chiude qui e quindi a questo punto è superfluo anche la prosecuzione di domani, quindi si chiude e andiamo direttamente in consiglio il 28. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, arrivederci.